Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod Vita da Gangster. È un po' tardi, sono tipo mezzanotte e non riuscivamo a dormire. Avevamo tanti pensieri, no? Stavamo pensando, ma il papà di Franklin aveva un garage? Perché io mi ricordo di sta cosa, no? Il papà di Franklin comprò un garage quando non aveva ancora tanti soldi e lo comprò dai Vagos, proprio nella zona dei Vagos. E mi son detto, ma perché non vediamo cosa c'è dentro? Il papà di Franklin è vivo, eh? Ci tengo a dire sta cosa, il papà di Franklin è vivo, non è morto, però ogni tanto prende, scompare e si fa vedere dopo anni. Però le macchine ci sono, questo presentimento. Le macchine ci sono, perché cioè, comunque anche il papà di Franklin aveva la passione, no, delle auto, comprava, vendeva, faceva sempre questo. Non le ha mai rubate. Le ha sempre comprate, sì, ovviamente con i soldi illegali, però le ha sempre comprate. E io voglio proprio vedere cosa c'è. Voglio proprio vedere cosa c'è là dentro. Voglio proprio vedere cosa c'è là dentro. Sta cosa mi ha veramente incuriosito. Infatti, se siamo qua a mezzanotte 11, vuol dire che non siamo riusciti a prendere sonno pensando a sta cosa, no? E ci voglio andare, ragazzi. Non me ne frega che è tardi, non me ne frega che quello è territorio dei Vagos. Abbiamo un garage e comunque di nostra proprietà, è comunque nostro perché comunque siamo i figli noi, no? E ci devono far passare, non possono dire niente Vagos. Ok, prendiamo il KTM, perfetto, e dirigiamoci piano piano da quelle parti lì, che è meglio, no? Vediamo un po' cosa c'è. Ok, qua ho fatto benzina, perfetto, possiamo uscire. È tardi, non c'è nessuno. È raro che facciamo i video a quest'ora, perché comunque a quest'ora è pure molto pericoloso, comunque si spara di più, ti possono fare più rapine, ti possono fare più cose. Quindi c'è bisogno di essere pure molto attenti a girare da queste parti. Vado un attimo dai families, vado un attimo a vedere se è tutto a posto lì. Dai, così. Ok. Vediamo un attimo se è tutto a posto. Che comunque gli dico che mi sto avventurando nei Vagos, non si sa mai. Mi serve aiuto, devono saperlo. Oh, sentite, se non mi vedete arrivare tra un'oretta, venite dai Vagos, sto là, ok? Apro un garage e sto là, quindi mi raccomando. Andiamo avanti. Oh, vado dai Vagos. Se non mi vedete arrivare entro un'ora, venite lì e fate casino, vado lì. È meglio avvisare, ragazzi, è meglio. Uè, io vado dai Vagos, eh. Se non mi vedete arrivare entro un'ora, venite là. L'ho già detto a tutti. Uè. Mezz'oretta e ben andate qui, eh. Non voglio casini qua sotto. Non voglio attirare la polizia, niente. Fate le gare, un'oretta e ben andate, ok? A posto. Vai, ragazzi, possiamo andare. Diamolo pure a questo. Uè, io vado dai Vagos, eh. Se non mi vedete arrivare entro un'ora, venite là, fate casino, eh. Vado lì, sto lì. Non mi cercate. Sto lì. Ok. Allora, ragazzi, vediamo un attimo. Il punto è questo, vedete? Arrencio, quindi proprio quartierone dei Vagos a tutti gli effetti. Però vedete, sono pure i families qui. Bello, bello questa KTM, ora non c'è niente da fare. Vabbè, ma questi qua mi devono far passare, non me ne frega proprio, non me ne frega proprio, veramente. Vuoi sentire, io non voglio storie qua, eh. No, è inutile che prendi sta pistola. È inutile. Non voglio storie qua, c'è un garage di mia proprietà qui. Capito? Ok. È meglio avvisare, ragazzi. Il garage sta qua, vedete, è questo. Uè, ragazzi, vedete come fanno questi? Cioè, però non li devo sparare.
Appena mi vedono, appena mi vedono, appena mi vedono. Io non voglio storie qua. Devo vedere un garage, devo vedere. Devo vedere un garage. State calmi che devo vedere un garage, maledetti. A posto, ragazzi, l'avranno capito, dai. Ma perché qua dobbiamo fare un po' i conigli, perché ragazzi, cioè, è ovvio, non è che uno può andare qua o qua comando io. No, è sempre un territorio nemico e devi comunque sempre chiedere il permesso, perché così funziona. Cioè, non è che tu vai qua o fammi passare e basta, no, cioè, non funziona così. Allora, ragazzi, vediamo un po' dove sta il garage. È questo qui. Vedo già qualcosina. Vediamo se si apre. Il padre di Franklin doveva avere tipo una specie di cosa. E no, ragazzi, dobbiamo trovare un attimo il modo di entrare, perché mi aspettavo tipo un'apertura automatica, no? Visto che comunque siamo i figli. Vabbè, il padre di Franklin non è intelligente, no? Però mi sarei aspettato che tipo, appena arrivato qui, il garage comunque in automatico, capito, riconosceva. Vabbè, ma no, vabbè, troppo moderna sta cosa. Comunque lo apro adesso, dai. Perfetto, ragazzi. Ok. Tu proprio così me le butti. Proprio così me le butti. Oh, ragazzi, sì. Cioè, noi siamo andati sul sicuro. Comunque avevo ragione, perché il padre di Franklin... No, perché il padre di Franklin era... Perché il padre di Franklin è come Franklin. Perché, ripeto, non è morto, no? Non è morto, quindi... Diciamo, ha le stesse passioni. Ok, guardate qua che bomba, ragazzi. Vedete qua i gusti come iniziano a cambiare. Qua abbiamo una bellissima Mercedes E63 AMG. Ford Mustang top con questa livrea fiammante. Qua abbiamo una BMW M6 e una Bugatti Divo. Roadster, quindi come vedete, ragazzi, senza tetto, è veramente veramente particolare questa, particolarissima. Abbiamo fatto bingo, non me l'aspettavo, ragazzi, vedete come le tiene le macchine il papà di Franklin. Non hanno un graffio, non hanno niente, proprio immacolate queste macchine qui. Ah, ok, ora si è caricato, però guardate, c'è anche lo spoiler, quindi top. Beh, io comunque voglio provare qualche macchina, sincero, voglio provare qualche macchina. Guardate qua questa Mercedes, ragazzi, pazzesca. Vediamo un attimo se posso entrarci. Dai, mi dovete fare entrare. Se no mi dobbiamo entrare un'auto alla volta, tipo questa. Sì, ragazzi, sì. Se no qua non ce ne usciamo mai. Mamma mia, guarda con quelle porte tamarrissime. Eccoci. Oh, Need for Speed. Mamma mia. Guarda quella porta, ragazzi. Mamma mia, oh. Madre. Ok. Fermiamo questa che è bellissima, ovviamente. Vagos, siete stati scemi. I Vagos veramente sono stati scemi. C'è questo bending di Dio. Non l'hanno proprio rubato. Guarda questa. Mamma mia. Ci ha fatto pure pochissimi chilometri questo. Mamma mia, ragazzi, ma c'è veramente tutte macchine molto 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 particolari. Veramente tutte macchine molto particolari. Vediamo questa. Questa pure è tanta roba, M6. Che ve lo dico a fare. Guarda con quei fari. E che interni. Mamma mia, ragazzi, veramente non so più cosa dire qua. Cioè, ne avremo di garage da aprire sicuramente tantissimi, ma ovviamente io non sto rubando, perché queste qua comunque le sposterò da qui. Perché ovviamente, ragazzi, non possono stare macchine di questo valore qua. Cioè, dai Vagos, cioè non ha proprio senso. Guardate qua Bugatti. Adesso mi voglio fare subito un giro così velocemente con tutte le macchine. Proviamo subito questa. Ma giusto un giro così del quartiere. Ok.
Bella ragazzi, bella potente questa, la sento proprio, eh. La sento proprio che è una bella macchina. Questa ottima macchina comunque di rappresentanza, no? Per andare da qualche parte comunque elegantemente con questo macchinone, ci sta parecchio ragazzi, ci sta veramente parecchio. Mettiamola qua. Questa è proprio una macchina che non useremo mai per fare le rapine, ovviamente. Anche se è veloce, tutto quello che volete, ma non la useremo mai. Mamma mia, che... quanto possiamo essere criminali con questa. Dai, chi deve passare, tu o io? Quanto possiamo essere criminali con questo? È elevato, deve stare sempre in mezzo, è ovvio che vi butto sotto. Proviamoci il mastangone. Bello questo. È rimasto la porta aperta. Ok. In you get, baby. Arrivederci. Bella, bella ragazzi, pure questa. Molto, molto bella pure questa, veramente. Adesso ci proviamo pure la Bugatti e poi comunque a fine video comunque tutte queste qua ragazzi me le porto via, eh. Non possono stare qui, ovvio, ora l'hanno viste. Questi lo stanno già pensando, ma questo se ne va, ce la freghiamo sta macchina. Questa è pure molto molto bella, eh. Vai. Sono qui a presentarvi come sempre Grande RP, il server roleplay dove gioco tuttora ragazzi, e vi invito a giocare con me appunto perché siamo sempre in fase di nuove famiglie, nuove gang, nuove attività. Il punto forte di questo server è la creazione della famiglia, dove è possibile stare tutti insieme in una famiglia e fare tanti eventi, rapinare le banche, rapinare i market, catturare la fonderia, conquistare territori, attaccare le altre famiglie ovviamente. Un altro punto a favore è sicuramente la vastità di veicoli moddati presenti nel gioco, Ferrari, Lamborghini, Porsche, di tutto e di più ragazzi, è veramente un bel server e io infatti ci sto giocando, lo sapete. Il primo link in descrizione serve per registrarvi, me lo dite, mi dite come vi chiamate, ci incontriamo in gioco e vediamo cosa fare, perché io sono sempre quello che vuole fare le cose da gangster, vuole fare i soldi facili, ok? Ok ragazzi, io comunque tutte queste macchine qua le lascio qui ovviamente. No, le lascio qui. Cioè, ora che finisco il video le porto, comunque le metto in un garage più sicuro. E comunque vediamo un attimo, finiamo un attimo di vedere cosa c'è qui. Ok, una bici, delle scatole, una batteria della macchina, un computer vecchio lì sopra. Guarda, si portava 30 anni fa quel monitor. Cerchioni. E vabbè, l'aspirapolvere, robe così. Ragazzi, qua il padre di Franklin comunque ci passava pure
le giornate qui, vedete, c'è proprio la TV e tutto, quindi forse quando non c'aveva i soldi veniva qua, dormiva qua. Però, oh, non dimentichiamo di aprire pure gli altri garage, perché sono gli altri garage pure a Paleto Bay, a Sandy Shore, quindi ha voglia di fare, ragazzi, lo faremo nei prossimi video sicuramente. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate, abbiamo fatto una bella scoperta, ragazzi, anche se non è proprio una scoperta, cioè sapevo dell'esistenza di questo garage, ma non tanto dei gusti, perché ovviamente non mi sarei mai aspettato una M6 oppure una Mercedes lì. Nessuna di queste macchine mi sarei aspettato, quindi è stata comunque una sorpresa pure per me. E possiamo definirlo proprio come i soliti video che facciamo: non ci posso credere, ho aperto il garage della madre. Pure questo si può definire: non ci posso credere, ho aperto il garage del papà di Franklin. Perché veramente un non ci posso credere per le macchine che abbiamo trovato. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate. Direi che con questo è tutto e noi ci possiamo sentire al prossimo episodio. Bella ragazzi, e ciao ciao.